Livio Cori, ciao e benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Inauguriamo questa nostra chiacchierata partendo da Femmena, che è il tuo nuovo album, un disco che unisce, amalgama l'approccio internazionale dell'R&B a un'istintività più legata alla canzone napoletana d'autore. Infatti parto col chiederti in qualche modo come si è sviluppato il processo creativo, di farci una panoramica di questo lavoro. Allora, il lavoro è cominciato, diciamo, nel periodo del lockdown, cioè ho cominciato a mettere giù proprio le cose. C'era un'idea prima, insomma, per questo secondo album, però si è concretizzata nello specifico poi durante il lockdown, quando insomma un po' tutti abbiamo avuto tanto tempo per fare cose. Io ho deciso di impiegare quel tempo nel miglior modo, appunto, che conoscevo, che era fare musica, e sono riuscito ad uscirne con questo disco. Il disco è nato come concept, appunto. Femmena è nato perché nel periodo, anche dopo il primo disco, diciamo, gran parte della mia vita è stata, oltre alla musica, è stata influenzata dai rapporti sentimentali, quindi dal mio rapporto, con una donna, che è stata musa ispiratrice, di gran parte dell'album. Quindi, diciamo, ho detto, siccome in Monte Calvario il primo disco parlavo della mia vita sentimentale in alcuni brani, ma ho voluto riassumerlo in un concept album che parlasse solo di amore nel bene e nel male, quindi della mia musa ispiratrice, che è stata questa, la donna, insomma. È un disco dove comunque esci fuori dalla tua zona di comfort, sperimenti e giochi, anche grazie alla presenza dei vari feat presenti. Quindi a tal proposito ti chiedo quali skills pensi di aver acquisito rispetto a Monte Calvario in questo anno e mezzo? Beh, sicuramente arrivo molto più in alto col falsetto, questo l'ho scoperto. Quindi ho provato sicuramente a uscire, appunto, dalla mia zona di comfort canora, dalle mie ottave solite, e quindi di poter osare un po' di più, e di concentrarmi, di riassumere anche a livello compositivo, per quanto riguarda, appunto, la parte proprio musicale, di riassumere un determinato tipo di generi, quindi di asciugare un po' di più, perché nel disco precedente c'erano tanti, diciamo, ho osato tanto perché volevo cercare di mettere nel disco tutto quello che sapevo fare. Poi in questo sono riuscito a sintetizzare un po' di più e ad avere, insomma, delle strumentali un po' più omogenee, Stavo dicendo, sì, assolutamente un suono più ecco, diciamo omogeneo. che sono riuscito a rendere tutto un po' più R&B afro rispetto a prima, perché prima c'era molta synthwave, c'era un pezzo blues, c'era il pezzo, c'era molta roba che a me piaceva ascoltare, quindi che automaticamente mi veniva da riprodurre. Quindi ho sperimentato tanto, e in questo disco sto, diciamo, smussando un po' le linee, le curve, per riuscire ad avere un sound un po' più definito per quest'album. Anche perché, avendo un concetto definito, un concept definito per l'album, volevo dargli un tappeto giusto, molto non confuso, quindi anche giusto per un genere che comunque l'R&B è, per eccellenza, la musica passionale, sentimentale dell'urban. Io vengo da una cultura passionale come quella napoletana, quindi era, insomma, è stato abbastanza facile poi farne la mia versione. Poi è normale, perché comunque Monte Calvario era il tuo biglietto da visita, quindi è normale far vedere un attimino un po' il mondo in maniera anche variegata. Qui invece hai puntato magari alla lente di ingrandimento più sul suono, a parte il discorso del concept, Sì, assolutamente. certo, ho sperimentato, come hai detto tu, anche a livello vocale, quindi ho scoperto anche, magari, di potermi spingere di più su altre cose che di base mi piacevano, però magari non le avevo mai studiate così bene da poterne avere la padronanza. Quindi, una volta fatto, poi l'ho messo in campo. A proposito dei featuring, invece, quali pensi siano i punti di contatto tra te e gli ospiti presenti in scaletta? Allora, di base molti sono proprio amici storici, quindi tipo Enzo Dong, che ci conosciamo da 10 anni. Jaime, abbiamo avuto modo di conoscerci a Milano, quando, appunto, vivevo a Milano, e abbiamo instaurato un ottimo rapporto con Nicola Siciliano. Ci siamo conosciuti, ma
diciamo che Nicola Siciliano è proprio una stima che ho musicale per il suo progetto, non che degli altri non ce l'abbia, perché ovviamente ci sono anche degli altri, altrimenti non starebbero nel disco. Però lui l'ho conosciuto prima musicalmente, c'è cioè stato prima un legame musicale, prima che di amicizia personale. Nell'incontro, ok, ok. Esatto. E, lo stesso Peppe Sox, e, che poi sono i campani, a parte, vabbè, Jaime, dicevo, di incontri milanesi, mentre invece Sofì Della Torre, che è l'unica straniera internazionale, certo. Internazionale, ci siamo conosciuti su Instagram, perché lei mi scrisse quando ascoltò in Gomorra, essendo le fan di Gomorra, mi ascoltò la colonna sonora durante una puntata dove recitavo pure, e mi contattò, disse: ah, bello sto pezzo, e io incominciai ad ascoltare anche i suoi, e mi piacque molto. Comunque scoprì che fece una grossa collaborazione con Black Bear, che è un artista fortissimo americano, quindi mi appassionai anche la sua musica. Abbiamo continuato questa amicizia su Instagram, purtroppo, che ovviamente le distanze, lei stava a Los Angeles, quindi mo sta alle Canarie, quindi è un po' difficile. Però ci siamo rimasti in contatto. Con Kina, che nel frattempo avevo conosciuto anche dal vivo, è, come dire, uno dei più grandi che abbiamo in Italia, perché è disco di platino negli Stati Uniti, diciamo che è una delle più grandi soddisfazioni italiane, campano soprattutto, quindi siamo conosciuti proprio perché eravamo vicini, e abbiamo deciso insieme poi di collaborare con Sofì, perché piaceva anche a lui come artista, quindi è nato questo mondo. Non dimentico nessuno dei featuring, no. Hai anche parlato del produttore di Kina, quindi direi sì. È inclusivo. Esatto, poi tutto il sound l'ho sviluppato con Hathaway, che è il mio chitarrista storico, che poi per quest'album si è prestato anche nella produzione, siamo messi insieme e ha prodotto insieme questo album, è stato super. Veramente. Perché tu sei anche producer. Sì, cerco di essere molto parte della produzione, perché quando comincio a pensare un brano, lo penso a 360 gradi, non sono solo un autore. Autore di testi, cerco di pensarlo a 360 gradi e cominciare già a mettere tutto in campo da subito di quello che ho in testa. Poi ovviamente ho dei limiti, perché non sono né un pianista o un chitarrista o comunque un batterista, cioè comunque ho i miei mezzi, so arrangiare, ma poi mi avvalgo dei professionisti, perché ognuno deve fare al meglio quello che sa fare. Hathaway è musicista, e quindi mi aiuta spesso anche a mettere giù tante idee che da solo non riuscirei a fare, e poi contribuisce anche, è stato anche una parte attiva del pensiero musicale di questo disco. Invece di farti la solita domanda antipatica su con chi ti piacerebbe collaborare in futuro, ti chiedo con chi ti piacerebbe produrre in futuro. Ci sono degli artisti che ti piacerebbe? Guarda, produrre è una cosa che mi piace tanto, cioè, quindi lavorare anche per artisti, lo faccio attivamente anche dietro le quinte per alcuni artisti, però sì, mi piacerebbe proprio prendere un intero progetto e poter come dire, plasmarlo con un'idea, ma stiamo parlando di sogni irrealizzabili o di cose, per esempio... Uno irrealizzabile e uno che più realizzabile. Irrealizzabile, questa è una domanda che non mi aspettavo, cioè la prima volta, però oddio, irrealizzabile, probabilmente i nomi che ti farei, tipo, che ne so, gli americani, ti direi sono tutti già producer, quindi non riuscirei a fare meglio di loro. È perché lì c'è questa cosa, capito? Sì, qui è un po' più inedita. Sì, sono tutti hanno un proprio pensiero musicale. È difficile che qualcuno stia dietro, poi ce ne sono stati tanti, per visti. Rick Rubin è stato quello che ha aiutato, da Jay-Z a Linkin Park ai Red Hot Chili Peppers. Ci sono dei personaggi. Timbaland, ce ne sono tantissimi. Sì, anche Pharrell, comunque hanno plasmato un sacco di artisti. Forse italiani, farei. Beh, c'è un'artista molto brava, che è napoletana, si chiama Sum. Quale do comunque, come dire, ogni tanto cerco comunque di dirgli la mia, che sta producendo Fish, che ha prodotto il mio primo disco,
che è un'artista R&B napoletana, è fortissima, e lei ha le potenzialità per fare tante belle cose. E forse sì, un disco intero a lei lo produrrei. Okay. Diciamo che vorrei fare più cose realizzabili, cioè non riesco a fantasticare più di tanto su cose irrealizzabili, vorrei prendere qualcosa proprio da zero e far lavorarci sopra per farlo diventare qualcosa. Quindi forse produrrei qualche sconosciuto, sarebbe più stimolante perché ti darebbe anche più spazio, più campo per rendere figa una cosa. Certo, anche perché uno di già conosciuto dovresti in qualche modo resettare quello che è stato fatto prima. Diciamo che di quelli che a me piacciono fanno già una cosa che non riuscirei ad abbellire. Quando tu produci devi riuscire a portare al massimo quello che è quell'artista. Se già, come dire, lo vedi, ti piace per com'è, a meno che non c'hai un'idea geniale, dici ok, dovrebbe essere meglio, potrebbe essere meglio, però di solito quelli che mi piacciono tanto sono al massimo della loro espressività. Cioè partirei da qualcuno acerbo per dirgli, guarda, forse ti vedrei meglio così. Ok. Il concept del disco, come dicevi prima, è questo filo conduttore tra te e il mondo femminile, le donne che più ti hanno segnato. Quindi ti chiedo quali riflessioni, quali stati d'animo, immagino altalenanti, hanno accompagnato la fase di scrittura. Beh, dalla tua fase, no, ho capito. Non essendo... Perché molti dicono, ah, vabbè, tu fai sciupafemme nel senso lati lover, ma non è solo quello. Anzi, io forse soffro più di quanto faccio soffrire, paradossalmente, quindi diciamo che ci sto sotto parecchio a volte. Quindi il disco è anche carico di sentimenti anche abbastanza sofferenti, che insomma sono stati il risultato di alcune relazioni che ho avuto. Quindi diciamo che quando dice Neffa, mi dice sempre quando gli artisti sono felici vanno al bar a bere, non si mettono a scrivere le canzoni più belle escono dalla sofferenza. Certo, lo diceva anche Tempo prima di lui, certo. Eh no, perché ha vissuto, lo dice Neffa, perché sì, certo, gli è stato, però me lo ripete costantemente quando dico perché devo scrivere le canzoni depresse, lui mi dice, guarda, fai bene perché questo è il modo migliore in cui puoi dire le cose fighe. E poi anche il pubblico si identifica di più, Livio, in queste storie, perché, no? Comunque, sì, le canzoni... io tempo fa dicevo, no, non riesco a scrivere canzoni d'amore. Quando ero magari più piccolo dicevo, no, sono smielate, così, no, io voglio fare rapper, capito? Voglio raccontare i problemi. Poi innamorato, poi sei innamorato. Poi capisci, dici, ma perché si scrivono così tante canzoni d'amore? Perché sono tutti... Perché in realtà l'amore è la parte che nella nostra vita ci influenza di più. Noi, cioè, è il sentimento che forse... è il sentimento più importante che noi abbiamo, poi a 360 gradi, perché poi ci può essere anche l'amore di una mamma verso il figlio, di un figlio verso la mamma, di un amore fraterno, però noi soffriamo e gioiamo tanto dall'amore di coppia, perché è questo sentimento irrefrenabile che ci fa fare qualsiasi cosa, che ci fa sentire potenti, ci fa sentire dei vermi, ci fa sentire tutto, e questo è l'amore, quindi... Diciamo, detto da un napoletano che ha poi nel DNA la canzone napoletana che è completamente questo, cioè parla di passione, sentimenti e cose varie, diciamo, a me esce abbastanza facile per una questione di background. Quindi... È difficile in qualche modo, Livio, riuscire a identificarti in un genere. E questo credo sia un bene, soprattutto in un'epoca in cui le etichette, viviamo di etichette preconfezionate in qualche modo. Tu riesci a distinguerti se sperimenti, se mescoli anche un po' le carte. Quindi ti chiedo, quanto contano per te le contaminazioni? Per me sono tutto. Io spesso riporto sempre le radici in mezzo, perché comunque anche culturalmente noi siamo una cultura, quella napoletana, siamo stati dominati da un sacco di culture, dai francesi, agli spagnoli, agli arabi, quindi noi siamo una cultura che è nata dalla contaminazione, e questo si riversa anche nella nostra tradizione musicale storica, insomma. Noi abbiamo la scala napoletana, che molto spesso viene usata nella musica napoletana, è proprio quasi araba in alcuni momenti delle note, quindi noi siamo già frutto delle influenze, e io credo che senza le influenze musicali, senza il, come dire, il mescolare vari
non si può mai riuscire a creare qualcosa di nuovo. Cioè, le cose nuove nascono proprio dagli esperimenti fatti con vari, come dire, con vari ingredienti che vengono da vari generi. Così può nascere qualcosa di nuovo. Non ci si può aspettare di continuare a fare musica e di andare avanti, anche nella carriera musicale di un artista penso che per evolversi a un certo punto debba mettere inevitabilmente qualcosa in più nella sua produzione, nel suo modo di scrivere, perché sennò poi ogni album risulta uguale all'altro e quindi ti ripeti nel tempo, per quanto possa servire essere identificabili, a un certo punto per essere longevi un minimo di influenza devi lasciarla entrare, quindi io penso che sia fondamentale. Nel mio caso specifico sono abbastanza influenzato dalla cultura urban, quindi pop, R&B, ma comunque anche molto dalle mie radici, quindi ascolto molto, da come ascolto The Weeknd, ascolto Pino Daniele, nel senso, la musica tradizionale napoletana, quindi mi lascio influenzare da entrambi e cerco di lasciarmi solo influenzare, non riprodurre nello stesso modo, cosa che purtroppo spesso vedo che capita, perché vengono fatte quasi delle versioni italiane di qualcosa che esiste già in oltreoceano magari. Io cerco semplicemente di dire invece la mia nel mio modo, lasciandomi influenzare, ma essendo comunque cercando di risultare comunque qualcosa di creativo, cioè di qualcosa di che è stato creato, di artistico, non di mera copia di qualcosa che esiste. Certo, l'hai citato poco fa, Pino Daniele. Io penso che con lui si è cominciato a concepire la canzone napoletana in un altro modo, perché lui comunque, anziché le sfumature arabe mediterranee che dicevi prima, è andato a prendere oltreoceano. Certo. Un po' come hai fatto anche tu con l'R&B, mentre invece come fanno anche altri tuoi colleghi in realtà, più nel rap però. Certo, Campano in questo momento. Certo. Vabbè, lì però là si prende un genere e lo si fa in un'altra lingua. Cioè, è diverso. Perché io penso, quello che ha fatto Pino Daniele, quello che è stato, in quello in cui è stato grande, lui in un periodo dove comunque c'era la musica italiana classica, insomma, il bel canto italiano, lui è andato a prendere comunque il rhythm and blues, proprio il blues, quello vero, e l'ha portato in napoletano, prendendo anche delle ritmiche classiche napoletane, mischiandole col canto napoletano, quindi creando effettivamente con due ingredienti completamente diversi, ma uniti da alcuni piccoli fattori, ha creato qualcosa di nuovo. Poi, per esempio, ti dico, in un disco, lui è andato a registrare in Turchia, mi pare, o in Marocco, mi ricordo, comunque si chiama Medina, sì. Ed è tutto influenzato da suoni arabi, quindi lui è uno che sperimentando ha fatto addirittura un disco studiando la musica del Cinquecento, la musica a cinque voci, quella diciamo arrangiata per per esempio i cori gregoriani, no? Quella molto ecclesiastica, tutto, ha fatto un disco intero di brani così, pochi lo conoscono questo disco, però lui è uno che si fissava su determinate cose e le voleva sperimentare, ci metteva tanta passione in questa cosa. Infatti, citando Pino, ti dico che lui è sicuramente una delle più grandi ispirazioni per quanto riguarda l'approccio alla musica, non voler riprodurre quello che fa Pino, perché poi è un'altra cosa, quindi siamo artisti che hanno vissuto un'epoca diversa, insomma hanno vissuto esperienze diverse, però l'approccio che lui ha alla musica è fantastico, perché era veramente uno che amava la musica, viveva tutto il giorno con lo strumento in mano ed era... Faceva le interviste con la chitarra. Sì, era un tutt'uno, esatto, era un tutt'uno con la musica, era veramente un artista. Venendo all'attualità, Livio, ti chiedo come stai vivendo tutto questo, sia dal punto di vista personale ma anche professionale, perché immagino ci siano stati dei ragionamenti, usciamo, quando usciamo, perché immagino sia stata fatta una riflessione col tuo team. Certo. Allora, io ho avuto la fortuna sfortuna, ma io la reputo sempre una fortuna, di fare un passo importante, cioè di aprire un'etichetta mia, quest'anno e per lanciare questo disco, per avere più libertà. Io prima ero con Sugar, nulla contro Sugar, però comunque è un'etichetta grande che comunque ti dà delle tempistiche, ha delle pretese anche a livello di quando consegni un disco, magari lo voglio in un certo modo. Io ero in un periodo, quando ho cominciato a scrivere questo disco, in cui volevo fare esattamente quello che avevo in testa.
purtroppo quando sei sotto contratto con delle grosse etichette devi dare conto a tante cose, ed è questo è stato un po' limitante per quello che avevo in testa. Quindi ho deciso di creare questa mia etichetta che si chiama Magma per fare questo disco, per farne altri e per produrre anche altri artisti magari un giorno. E quindi ho avuto la fortuna di poter decidere autonomamente quando uscire e col mio team appunto di scegliere il momento migliore. Però non sono stato condizionato, ovviamente col Covid, tutto quello che è successo, la prima cosa su cui è andato a colpire sono stati i concerti, quindi live non ce ne sono proprio stati, se non qualcuno quest'estate. Ma forse nella scrittura del disco, magari se prima dicevi voglio fare la hit perché la voglio far passare nei club che arrivano quest'estate su tutte le spiagge, magari prima uno ragionava pure in questo modo. Fatto sta che quest'anno era impossibile questa cosa. Io però non scrivendo in base a quello che deve essere appunto il risultato poi di marketing del pezzo, mi sono fatto problemi. Infatti ho sia pezzi down che pezzi up, quindi pezzi che potrebbero essere passati benissimo nelle discoteche, che pezzi con cui ti puoi deprimere e tagliarti le vene nel letto, praticamente, quindi non ho questo problema. Però, diciamo, ho aspettato sicuramente un po', ma solo per costruire questa etichetta, per poter rendere reale cioè per poter rendere attiva l'etichetta e rilasciare il disco. Però non mi sono fatto problemi rispetto alla situazione del Covid. Diciamo, quello era stato solo per l'anno. Appartieni anche tu alla scuola di pensiero di chi sostiene che non si sia fatto abbastanza per la tutela degli operatori dello spettacolo, le cosiddette maestranze? Assolutamente. Purtroppo con tristezza ti confermo che anche cioè, in qualsiasi settore, vabbè, tu penso lo sai perfettamente perché ci sei a contatto e ne fai parte, quindi capisci che per il lavoro a così tanta gente è ammazzare un settore intero, cioè distruggerlo completamente, perché non avendo dei supporti, molti sono costretti a cambiare lavoro. Quindi nel momento in cui si riprende, noi andiamo a perdere degli elementi importanti, ma non solo dagli artisti, cioè non è che sono parlato degli attori e dei cantanti, cantautori e tutto, ma poi, come appunto si dice spesso, tutti i tecnici, chi monta i palchi, chi i fonici, gli scenografi, tutti quelli che lavorano in questo settore, lo showbiz, che in altri paesi è una cosa seria. È riconosciuto. È una cosa seria, che ha dei diritti, ha delle protezioni, cioè, legalmente in Italia noi siamo scoperti sotto questo punto di vista. Noi, una partita IVA di un musicista non è ben definita, cioè non è una cosa riconosciuta come una professione seria come il medico. Certo, ma pensi per un problema culturale? Assolutamente, perché viene visto, noi siamo lenti, non ci rendiamo conto, siamo un popolo che a livello musicale già arriviamo dopo alle cose che arrivano prima in tanti altri paesi. Poi siamo un paese conservatore, noi abbiamo il conservatorio per eccellenza, quindi già musicalmente abbiamo il conservatorio che sicuramente prepara i musicisti, ma li prepara in un modo che è abbastanza arcaico, insomma, con un programma scritto 150 anni fa, più o meno come quasi la Costituzione. Quindi bisogna evolversi anche da questo punto di vista, bisogna riconoscere che lo spettacolo è business come tante altre cose, che produce tanto, perché poi magari il politico quando sta in lockdown dice però magari stasera a teatro un concerto, una cosa ci starebbe, però non ci sta perché c'è il lockdown e probabilmente non ci sarà nemmeno quando si riapre, perché il tipo avrà cambiato lavoro o avrà chiuso quel locale che faceva quei concerti che ti piacevano tanto il sabato sera, che faceva quella musica blues di cui era appassionato, avrà chiuso perché non poteva più finanziare, che ne so, l'attività. Quindi è grave, spero cambi qualcosa. Vedo che molti artisti stanno attivando per unirsi appunto e dare il proprio contributo.
ci stanno organizzando, andranno definite penso a breve, stanno organizzando anche molte associazioni per proteggere appunto questi, questi i diritti dei, dei lavoratori dello spettacolo, quindi spero che, prima di tutto spero che si risolva la, la situazione in primis, ma poi che almeno questo sia un momento che possa insegnare a chi decide queste cose che comunque esistono le persone che ci lavorano, ci lavorano seriamente. Ultime due domande, Lidio. A livello sociale, sempre a proposito di quello che stiamo vivendo, cosa speri che questa situazione di disagio possa averci insegnato, sempre ammesso che ci stia insegnando qualcosa? Ah, io credo sicuramente, inevitabilmente, qualsiasi cosa insegna, tutte le cose insegnano. Io penso che non ci siano sconfitte nella vita, ci sono solo insegnamenti, frase fattissima ma che serve sempre, perché in realtà io personalmente ho imparato tanto, cioè, ho imparato a, a distinguere quali sono le cose importanti, qual è il tempo, quality time dicono in inglese, no? Qual è il tempo che tu spendi in maniera che ti possa crescere appunto, cioè che possa portarti qualcosa di sano e di vero nella tua vita. Tu, quanto tempo perdiamo a fare cose, quante cose rimandiamo, quante cose di, quasi noi ci priviamo, la, la libertà di poter uscire, magari con lockdown è diventata una cosa impossibile, quante volte magari noi non siamo andati in un parco, in riva al mare, così, anche a abbiamo rimandato, certo, magari certo. Siamo sempre davanti al computer, con i telefoni in mano, a farci problemi, e noi partendo dalla cosa più semplice, che è la libertà di spostarsi, di muoversi, di vedere un amico, di vedere una persona cara, di, però non sentire al telefono. Quante, quanti messaggi abbiamo mandato, quante chiamate abbiamo fatto invece che vederci di persona. Questa cosa io ho capito che è tanta roba. Cioè, per un anno avere un problema del genere, poi magari siamo sbloccati in alcuni momenti, però ti fa riflettere, poi ti fa capire che da un momento all'altro può cambiare tutto e tu devi essere pronto a, a saperti reinventare, a, a saper ad essere come dire a non essere ottuso su determinate cose, a capire che le cose cambiano inevitabilmente, che tu lo voglia o no, le cose cambiano e bisogna evolversi e adattarsi. E per concludere, sempre a proposito di insegnamenti, ti chiedo qual è la lezione che pensi di aver appreso tu dalla musica fino ad oggi? Che la musica ti dà tanto, ti toglie tanto, però sempre per ridarti qualcosa. Cioè, fare la musica come musicista è un grande sacrificio, soprattutto in Italia, perché è una missione. E in Italia se fai musica o sei ricco o sei pazzo. Io non sono mai stato ricco, quindi ti lascio immaginare. Però è una cosa che devi fare con tanta passione. Mi ha insegnato veramente che significa amare, amare quello che fai, a qualsiasi costo. Cioè, quando credi in qualcosa e quando veramente ti rende felice, Sei disposto a tutto per proteggerla e continuare a farla. Magari la gente dirà no, ma tu dovresti fare, potresti, però la musica mi ha insegnato che la passione per qualcosa è la cosa, forse una delle cose più importanti nella vita. Ti dà una ragione di vita, cioè non ti fa ti fa vivere sul serio, non ti fa semplicemente sopravvivere o ti fa passare il tempo in maniera così superficiale. La musica mi ha insegnato a vivere bene, cioè a vivere al massimo. Ringrazio Lidio per essere stato con il tuo album che è Femmena. E ti saluto augurandoti come sempre buona musica, che in questo periodo ce ne vuole parecchio. Ce ne vuole tanto. Grazie Lidio, alla prossima. Ciao, grazie.